La malattia di Alzheimer causa delle lesioni a livello dell'encefalo. Si sviluppa progressivamente e determina un'incapacità del cervello di compiere le sue funzioni come la memoria, il linguaggio o il ragionamento. Negli stadi avanzati della malattia può diventare difficile anche compiere alcuni movimenti, come ad esempio prendere in mano gli oggetti. È questo che viene chiamato dispressia. Nel caso dell'assunzione del pasto, questi problemi cognitivi possono determinare difficoltà nel riconoscimento degli alimenti e delle posate, fino a non sapere più come usare queste ultime. I malati si trovano persi e in modo spontaneo alcuni utilizzeranno le mani per alimentarsi. Il riflesso dei caregivers sarà quello di iniziare ad imboccare i pazienti, ma questa perdita di autonomia determinerà nei pazienti stessi una riduzione del piacere associato al pasto ed una riduzione del consumo del pasto stesso, con conseguenze rischio di denutrizione. In alcune persone la mancanza di autonomia si potrà inoltre esprimere sotto forma di aggressività, spesso difficile da comprendere da parte dei caregivers.